Io ritengo che ci sia stata troppa superficialità nell'esaminare le nostre, come posso dire, le richieste che ha fatto il nostro avvocato o le nostre difese dopo la prima volta. E se uno legge attentamente cosa vuol dire oggetti preziosi, oggetti di pregio, e qual era l'intento. E qual è sempre stato in questi anni l'intento sia dell'UNESCO sia di quello che doveva esserci sul Ponte Vecchio, è evidente che ci sarà sicuramente, ce lo auguriamo, una rivisitazione di quello che è il loro, come posso dire, il loro decreto, chiamiamolo così, che esiste e che il 5 maggio probabilmente decade e va rinnovato. La guerra tra il comune di Firenze, Braccialini, azienda dal cuore aretino dopo l'acquisizione da parte del gruppo Graziella pochi mesi fa, sembra essere solo all'inizio. Dopo l'apertura del negozio in Ponte Vecchio a Firenze è arrivata la decisione del SUAP, lo sportello unico delle attività produttive del comune di Firenze, interpretando il regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico. Avrebbe impedito la vendita di alcuni prodotti dell'attività, in particolare le borse. E così il brand toscano ha deciso di chiudere il negozio in segno di protesta. Voi in questo momento avete chiuso il negozio un po' in segno di protesta, avete tirato No, noi giù. abbiamo chiuso per protesta perché non riteniamo assolutamente giusto di farci proibire di vendere le borse. È evidente che noi siamo un'azienda di gioielli, perché credo che quello che vende Graziella in oro in un anno non lo vende tutto il Ponte Vecchio messo insieme. Il nostro Ecco. gruppo fattura 250, fatturerà quest'anno, penso, circa 250 milioni di euro, credo tutto Ponte Vecchio messo insieme, 40 negozi, non fatturo neanche 60 milioni, 70 milioni. Quindi ritengo che più un'azienda di oro di noi, non penso che ci possa essere questo, basta vederlo dai nostri bilanci. Però l'interpretazione, la voglia di creare un brand che porti la moda e che porti l'oro in una dimensione completamente diversa nei confronti di una consumatrice, di una donna più giovane, più cool, che non si mette più la collana, l'anello, l'orecchino come una volta, è data proprio dalla creazione di queste borse gioiello che sono abbinate sempre con un orecchino o con un pendente, con un anello, ma mai con un sette come usava nel 1950. Ma se il provvedimento non dovesse decadere, sono pronte le carte bollate. Ma io credo che prima c'è il TAR e poi noi andremo sicuramente al Consiglio di Stato perché l'italiano vero non è interpretabile, non credo che si possa interpretare cosa vogliono dire oggetti preziosi. Voi rifate al regolamento UNESCO dove appunto si richiama l'oggetto Assolutamente. prezioso, insomma, L'UNESCO alla sua chiama storia. alla difesa della tradizione, alla difesa della storia, alla difesa che dentro le mura ci siano oggetti di pregio e di tradizione. Più che un oggetto di tradizione, quello di questa storia, di questa azienda, credo che non ce ne possa essere tanti.